Il 15 giugno si può potenzialmente ripartire con i concerti. E questa è la grande novità che è venuta fuori negli ultimi giorni. Finalmente sembra che la musica dal vivo stia per tornare. Si parla comunque di live medi e piccoli. I grandi eventi, tipo gli stadi, sono spostati al 2021, quindi per il 2020 niente assembramenti, niente vacanze all'estero e niente Ligabue. Ordini dall'alto. Ci sono naturalmente tante cose da guardare nel dettaglio, perché la musica live è il discorso più difficile di tutti da affrontare. Stiamo parlando di un'attività che è fondata sull'assembramento di persone, perciò è chiaro che non si può schioccare le dita e pensare che tutto torni come prima in un attimo. Questo dovrebbe essere logico, però la gente sta cominciando un po' a depensare, tanto che i social network, sappiamo benissimo, no, in tempo reale, i rumors e la voce del popolo. Già stanno venendo fuori i concetti di una stupidità assoluta. Analizziamone due. Innanzitutto l'opinione di che i concerti non ci andava nemmeno prima vale meno di zero. Parlo per esempio di quelli che si lamentavano dell'intervento di Tiziano Ferro al programma di Fabio Fazio, che scrivevano: noi stiamo morendo di fame, questo pensa ai concerti. Queste persone, secondo me, non hanno un peso specifico all'interno della discussione. Se non sono in grado di capire che anche la musica dal vivo ha un mercato con della gente che vive di quello, c'è poco da aggiungere. Bisogna avere la mentalità aperta, ricordare che il proprio lavoro non è l'unico che esiste, ci sono anche gli altri. Sembra fantascienza, ma fidatevi perché è così. Numero due, quelli che dicono: ma con tutte queste restrizioni ai concerti non ci andrà nessuno. Allora, in parte è vero, alcuni a queste condizioni non andranno, però questo concetto si ferma troppo in superficie, è veramente quel tanto per dire che non serve a niente, no? Dobbiamo ricordarci che non tutte le cose che si fanno hanno immediatamente una valenza pratica. Il punto è questo, non è che il 16 giugno ci aspettiamo grandi concerti pieni di gente, ma anche parlarne vuol dire che qualcosa sta cambiando. Comincia una discussione, ci si pone il problema, magari poi si arriva alla soluzione. Il grande tema era che fino a questo momento, fino a questo decreto, la musica non era stata presa in considerazione. C'era una programmazione per quello che riguardava bar, parrucchieri, estetisti, barzellettieri, giullari, ma non per la musica dal vivo. Non era considerata, non era proprio nominata. Adesso invece entra a far parte del discorso, è questo che è interessante. Semplicemente il mondo della musica può progettare una ripartenza. Adesso andiamo a vedere i punti più interessanti di questo decreto, anche se, come avverte ad esempio Rockall, non si tratta di leggi scolpite nella pietra, dipende dalle regioni, dipende dalla curva dei contagi, dipende, dipende, dipende. Innanzitutto, il mitico allegato 9 del decreto ha come titolo Spettacoli dal vivo e cinema. Le due attività sono state accorpate perché basano il loro mercato sull'avere una location piena di gente, uno spettacolo da mettere in scena, e hanno anche dei problemi logistici simili. Comunque i cinema non sono avvantaggiati, molte regole li colpiscono in modo molto duro. Vi consiglio i video dello youtuber Victor Laszlo 88, non so se lo conoscete, su questo argomento perché secondo me ha detto delle cose molto interessanti. Veniamo al testo del decreto. Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per il personale sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi. Allora, qui ci sono già due cose interessanti. Innanzitutto si sta a sedere. Secondo me è sensato perché è impossibile pensare di gestire un assembramento di gente che sta in piedi. Io ieri sono andato a prendere un gelato con la mia ragazza, c'erano dei ragazzini e non sono riusciti a mantenere la fila per più di 30 secondi. Abbiamo dovuto metterci di lato perché se stavamo in fila ci venivano praticamente addosso. Loro infatti stavano uno sull'altro, nonostante qualcuno dicesse: teniamo le distanze, ma non venivano ascoltati. Che stupidi gli adolescenti, mi fanno arrabbiare perché mi ricordano come ero scemo io alla loro età. Poi ci sono dei limiti numerici, perché? Perché ciò che è al di sopra di questi numeri non è controllabile, non esiste una security o un servizio di vigilanza che può controllare un numero troppo alto di persone, non si possono monitorare. Questi sono i numeri suggeriti dai tecnici per avere qualcosa in cui gli organizzatori possano dire: vabbè, per il momento stiamo andando bene. Facendo una piccola digressione, è il motivo per cui la manifestazione politica del 2 giugno è organizzata con una falsità davvero imbarazzante. Dicono: protesteremo ma rispetteremo le distanze. È una cazzata, cioè una presa in giro perché 40 o 50 mila persone in piedi allo stesso evento oggettivamente non sono gestibili. Questa è fattuale.
Secondo me ha ragione Tommaso Paradiso, che l'ho scritto su Instagram, questa manifestazione butta via in modo patetico tutti gli sforzi che i cittadini responsabili di Roma hanno fatto fino a questo momento. Roma si troverà davanti a dei nuovi focolai, in un momento in cui la gente potrà muoversi tra le regioni, le cose si metteranno male e nessuno si prenderà la colpa per questa gigantesca cavolata. Vi consiglio comunque di andarvi a leggere quello che ha scritto il buon Tommy Heaven, perché secondo me ha fatto un post molto interessante sull'argomento. Le altre regole hanno un denominatore comune, che è quello del tempo che occorre investire per far rispettare le misure. Dobbiamo rassegnarci a una macchina lentissima, in cui arrivare alla poltroncina dove puoi goderti il film o il concerto sarà molto provante. Se ad esempio vai a vedere un film di Bruce Willis, alla fine ti sembra che non sono poi così difficili le cose che fa, anche tu per arrivare alla poltroncina qualche insidia l'hai dovuta affrontare. Ad esempio abbiamo la misurazione della temperatura, se più di 37,5 non entri, moltiplicate questa cosa per le centinaia di persone presenti, aggiungete il fatto che devono tenere il distanziamento, poi la struttura avrà il costo di una persona addetta alla misurazione della temperatura, che probabilmente farà solo quello per tutto il tempo, poi allarghiamo il discorso, ogni cosa diventa un dramma, dallo strappare il biglietto all'andare in bagno, con il distanziamento è tutto lento, lento, lento. Il costo però non è solo in termini di tempo, c'è anche quello economico. Ad esempio, i sistemi di igienizzazione delle mani hanno un costo. Bisogna poi mettere della segnaletica che indichi alle persone dove posizionarsi per mantenere le distanze. E poi è anche consigliata la proiezione di video esplicativi sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi su mascherine e guanti. È tutto molto costoso questa macchina. Sempre per quello che riguarda i costi, ce n'è uno che secondo me. Una regola che secondo me ammazza il cinema, cioè non si possono vendere snack e bevande. Dicono che un introito quasi pari a quello della vendita dei biglietti, se pensate anche al mercato dei menu family, ai popcorn giganteschi, è una perdita pazzesca per il cinema. E poi c'è il rinforzo di tutta la parte telematica, questa insomma è una cosa molto buona, si cercherà di far circolare meno contanti possibile, verrà rinforzata tutta la parte online. Che è un po' l'andazzo di tutto questo 2020 un po' pazzo, no? Le lezioni e gli esami online, lo smart working, le app, il Super Nintendo che viene tirato fuori per superare la quarantena, Street Fighter, Super Mario e tutto il resto. Questa situazione di emergenza sta dando una spinta pazzesca a tutto il mondo digitale. Questo avverrà anche per la parte dei concerti. Riassumendo, ragazzi, è tosta, non sarà una passeggiata. Come ho detto all'inizio del video, è importantissimo che si sia riprogettata la ripartenza del settore, ma è anche durissimo farlo a queste condizioni. Chi organizza dovrà fare degli investimenti, avrà meno margini di guadagno, i musicisti a loro volta soffriranno la situazione di chi organizza, e chi suona strumenti come la batteria, quindi con set elettrici, perderà tantissime date perché per un po' andranno più forti gli acustici, perché insomma non tutti i palchi si possono permettere un set elettrico. Nonostante tutto, dobbiamo sforzarci di guardare il lato positivo, è meglio partire piano piano che stare fermi, perché almeno ci dà l'idea di un percorso. Alla fine chi fa musica ce l'ha l'idea del percorso, perché tenta sempre di crescere tecnicamente, di fare concerti migliori, di essere più conosciuto dal pubblico. Sopravviveranno i più forti, ci sarà una specie di darwinismo musicale e vi auguro, dai, di cavarvela alla grande. Pensate che comunque ci sarà gente che mollerà la presa, magari qualcuno perderà grinta e coraggio, sarà il momento di chi tiene duro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!